Mario, a te vedo preoccupato. Sta quieto, cosa che è? Ho avuto che capia. Io metti cosa da voi che capia, mi vado a casa, a copo. Tua sorella è mia, a copo, perché se Dio torna a vita. Vado a casa, sento la novità, che a voi che apporta in ferie a Ischia. Pensati, a che voi 5.000 euro a settimana a Ischia, mica ne capo mie, e a voi che apporta in ferie a Ischia. Dimettisse se puoi. Ea è a buona anima e sofiore che è 24 ore al dia il telefono. E tua sorella, che è socque, che è nata davanti a ti di giovane rare beautiful tutto il dì. Ma ti lo sento. Che se mi non fosse per stipendio che porto a casa. Potrei anche non essere che non esistere. Fuggia morto lì stesso. Signore. Ah? Poca ne soddisfazione una vita. Qua dire, qua è soddisfazione portare a Ischia. Andiamo bene sotto marina. E gli aveva il suo appartamento. E si anche se una spiaggia che va bene anche per possibilità nostre, le operai. Cos'è che te è? Arrivo su a maritarvi. Ecco. Sì, maritarvi cosa. Ma sorella, è tanto una bratosa. Cosa sì? Quando hai detto che a volta cosa hai fatto, fosse andato in fosso, che era Gilda, ieri innamorata. E era Bea. Ma Bea, e che perdeva la testa per la Gilda, e andavo mia sposa, cosa hai fatto? Ecco. Ne fosse andato in fosso, mi chiese copà, pensa a portarla a casa. Tasi. Tasi Remo non sta a dirmi. Non vuoi neanche a parlare. Beh, andiamo tacca che la vacca mora si è passata. Buongiorno maresciallo, buongiorno Maria. Cosa hai fatto? Che fa? Lo dobbiamo sequestrare sto catorcio quando lo vogliamo revisionare, ah? Ma le cose, revisionare? Che ma vuoi di più di 1.000 euro revisionare? Cosa? Piuttosto di revisionare, quando mi fumo una bella retata e tu sta maserizia. La retata sta parlando lei, forza, patente il libretto, per favore. Ma vai che siamo in pesta destra, comunitari, marocchini, teruni, mandami a casa sua. Ma cos'è che vuoi da me? Che se qua, questa fermo revisionare, con dischiai e tasse che pago. Ripeto per l'ultima volta, patente il libretto per favore, va bene? Patente il libretto, avanti, avanti con sta musica. Quando è che andai a casa vostra? E allora, qua i documenti non sono tanto a posto, comunque, è l'ultima volta che la voglio vedere. La mattiamo, no, la sequestriamo, la portiamo a revisionare da subito e non la voglio più vedere, va bene? Questo va bene. È suo. E arrivederci, a non mai più rivederla, arrivederci. Arrivederci. Posta. Ancora volete a pagare che se ancora paghiamo per mantenere tutti i marocchini che siamo qua in Italia. Avanti che paghiamo sempre. Sono felice, anch'io tutto bene. Bene, oh, che mi fa molto piacere. Aspetta, è qua il solito rompiballe di mio padre. Al solito, la solita noia. Un attimo. Sì, e tu come stai? Vuoi bavere alla porta? Fai silenzio. Famiglia dei diseredati! Allora, guarda che famiglia! Salvo una vita che te lavori!
In casa, bonifico, computer, se non so mai, credo da più luce. Questa è la mia famiglia, fammi sognare ti va, luce. No! Gilda! No! Tu dai! A camassa sono questo che sono dai! Mi ha detto tutto tagliare, vuoi via! Ma faremo! Mi sono una carta! Sara! A cui va a casa, fammi una carità, la cosa che che cosa? Casa mia! Perdi no! E che togli? Cambia di casa, 40 anni di onorato servizio con 40 anni. E te che te lo carico? E te lo carico in cui oppure va. Tanto già va. E va lì, va via, ne fave, benedire, guardi e carte. Anche se non ti si può giocare, ma è mago no? Hanno perso prima il tempo a stare qua. Mi dice meglio qua, in cerca di mori. Avevo paura che non meglio. Oh, fermo qua, da dove vieni tu? Io? Tu Somalia, Africa. Africa? Somalia. Quanti anni è che sei qua? Io? 2 anni. E te parli malamente così? Non devi ancora imparare a parlare italiano. Lavori tu? Io lavoro. Ah, sì? Io lavoro. Permesso di soggiorno, ghetto? Io. E tu? Sto parlando con te? No. Clandestino te sì? Dove stai imboscato fin adesso? Mi devi ancora mandare a casa tua? Io non tornare a casa. C'è guerra. A me non mi interessa della guerra chi fa a casa vostra. È una roba che mi interessa. Tu devi dare fatto il permesso di soggiorno in municipio, hai capito? Uomini bianchi venire a casa mia per creare guerra. Fare ma guerra. Mi non ho mai sentito che i padovani siano a fare la guerra a casa tua. Batti da dove vieni tu? E portare tutti i soldi nostri via. Qua i soldi che sono miseria. Batti da dove vieni tu? Io Somalia. Ecco, i padovani non mai andare in Somalia a fare la guerra. Dai. Allora hai capito? Domani vai in municipio e fatti il permesso di soggiorno, se no dopo 2 giorni ti imbarco e te vai a casa tua, hai capito? Io andare. Così mi piace. Vabbè. Ciao. Fatto il permesso di soggiorno. Ciao. Ecco qua, ci abbiamo nota. E questo è qua perché è la guerra. E avanti così. Uno che ha la guerra, un altro che ha fame. E siamo tutti qua, mori, neri, marocchini e teruni e siamo in pestà. E tutti nel Veneto. Ma mi noto e imparo casa sua. Ciao Gilda. Ciao Mario. Anche stanotte mi sono sognato di te. Gilda, mi sono innamorata di te. Ho bisogno di te. Ti ho detto tante volte. Non posso darti niente. Non che faccio più vivere senza di te. A me mi dispiace. Non riesco più a vivere con quella femmina che ho a casa. Io so che ho sbagliato anche a volte, ma adesso possiamo fare una vita, andare via. Scampiamo via, mia e te, Gilda. Non posso. Posso esserti solo che amica. Amico, ho bisogno di te. Scusami, detto dove sono qua gente. Gilda, amore mio. Lasciare che i nostri pari siano morti in guerra a liberare l'Italia? Da chi? Dagli austro-ungarici? E adesso, mi è dire che questi qua che sono morti e risuscitasse,
per salvare da tutti gli stranieri, marocchini, mori, morea. Ricorda a proposito del lavoro, e tu visto in cava come siamo già qua. Come siamo messi? Questa settimana qua ha assunto 5 marocchini, robe da matti. Oh, tutti dei origini, dottore, mi non so. Andiamo avanti sto passo qua, a semi mezzo all'Africa. Ascolta, che la gente gli assume senza contratto, chi ha gli spaccia, gli ha 3-4 moglieri, mi non so quante femmine chi abbia, quindi gli faccia 10-12 ore al giorno. Gli ha tutte le agevolazioni, io sono andato al dottore l'altro giorno e mi vedo passarmi davanti e gli ha detto che io gli ho precedenza perché i destra comunitari e mi era d'ore fuori che aspettava. Lo so dovuto fare. Sì, I va in casa gratis perché i comuni bisogna integrarli, no? E mi non gli ha fatto più a pagare il mutuo, no? Perché che so quella tua sorella e a voi andare in ferie. Questo è vero, magari c'è la cara, dimmi. No, mi conviene diventare un marocchino anche a me. Guarda, tu sei nato marocchino, magari a Tremo, magari a Gilda, magari tua sorella è un'altra. Ah, Mario. Guarda che ancora ho telefonato all'agenzia Ischia. E ho fissato, dal 7 al 14 di agosto, 3 persone, mezza pensione, 3.000 euro, fatto bene. Bisogna che ti faccia il bonifico domani. 3.000 euro da andare dove? A Ischia? No, noi andiamo d'accordo. Per carità, ma sento fuori di testa. Certo che già ho 800 euro al mese, mi. Non so, vedi ti. Ma so, fa il bonifico, andiamo a Ischia. Ma poi mi ha dato marina, neanche qua comoda. L'aria è buona e la sabbia è bella. Insomma. Insomma cosa? Te dici sempre monae, poi arrivo d'accordo. Sento che scuola a dirti che ti sei proprio un troglodita. Le parole qua che ti farà, ballando beautiful, parole moderne, so croglodita. Ma moe, fammi un piacere. Sotto marina, e so bella spiaia, con su immondizia, l'acqua e quel paltano a merda. Dai, Maria, Madonna. Questa sì, da parte, ascolta Maria. Notte. Ma come fare via qualcosetta, Maria? Ma va, notte, dormi Mario, dormi. Ma lui te va. Se ti ricordi che domani andavi ad andare gli esami all'Università Padana? Sì, mi ricordo. Che ti sei presidente? Perché non ho in mente, non ho molte robe, sì. Domani, chi sei che chiamo domani? Presidente, sei signora Petrusei. Che a Terona là, Marca, ma se sei già venuto 3-4 volte? Ma se va, dai, te ne dai. Ma non è ancora passato l'esame. Ma. Anche che modo. Sì, un'altra Terona da integrare qua nel Veneto. Vabbè, sarà anche una poetana, ma. I sei Teroni, mi non voglio sapere che ne hai avuto capilla. No, voi intendo. Se per quello che mo fare che l'esame è a Gastuglia. Ma se va, vedi, se la sei preparata. Se promuove e diventa Padana, caia no? Ecco, vediamo. A Padania. A Padania. Evviva. Evviva. È qui che si fanno gli esami? Sì, sì, ma bisogna che agami un po' di pazienza. E il preside non segna ancora arriva. Vabbè, allora aspetto, sto qua. Non deve essere comodo un poco avanti qua. Grazie. Finalmente si arriva. Anche se è a Petruseo che ha da fare l'esame. Ma chi è questa signora Petruseo? Non la conosco mia, mi. E a fare a maestra elementare qua. E sta bocciando una volta. E non se sono buoni fare che impara sto benedetto dialetto. Dentro dai, commissione a posto. Signora Petruseo, andiamo. Oh, buongiorno. Buongiorno. Si accomodi. Allora, se mi ha posto, si è preparato il giro perché venire qua ogni sabato non sei il massimo. Sì, dottore, io ho studiato tutto, ho studiato tutto. Ma le vostre parole sono sempre difficili. Sei un bambino, Dio, ma o te prepari, se no in Padania ti non entri, mia, te torni a casa tua, sai, no. Te torni là, dove sito, da Napoli, te torni a casa tua, gli altri qua siamo già in tanti. Quindi o te prepari, te che intenzione di metterti a posto, di imparare, se no te svegli a casa tua. Remo? Proprio? Insomma, avanti, sentiamo dai, sentiamo cosa che te che imparare. Vediamo.
Barda, gesel, buso. Cosa cos'è? Cosa cos'è? Parla con me. Chi sei quello? Piccioni, vien qua che ti dago un morsegon. Dammi un chio gagliardo di asiago. Tolte una carega, sentite. Beccia, vien qua, dammi un'ombra. Sa detto? Ma, che insomma, diria qua. Diria una cadenza più verta, più puentona, più da Veneto, ma... Siete troppo italiani in mezzo. Signora Petrusseo, avanti, sentiamo qualcosa altro, dai. Vediamo se te demo sta laurea in modo che la finimo. Perché sono stufo di venire qua, mi sono di rompermi i maroni, Non sta a parlare. Cosa che sei? Vien qua che ti dai un basetto. Cosa ti vuole? Un gotto di vino? Un gotto di bianco? E un fia di acqua? Vien qua, piccioni, vieni da me. Vediamo se te che impara bene queste tre parole. Se te che impara bene, te puoi andare. Schei, mona e moega. Calma, pianetto, rifletti e dimmi. Schei, mona, moghia. Sì, diria che andiamo molto, sì, molto sì, bene. Cosa hai detto? Mi sarei d'accordo che integriamo l'umanità. Ecco, sì, e ora... Signora Petruccello, qua abbiamo l'ampolla del Po. Con un goccio, mi onoro, mettere un goccio di acqua del Po, così te si diventa proprio una padana pura veneta. Passato questo esame, mi diria, non io senti, perfetto, molto bene. E mi vi ringrazio, voi altri siete massa bei, massa buoni, ciò, mi piace star qui, mi piace il caigo, mi piace tutto, in aranze, tutto, tutto. Arrivederci, signora Petrusseo. Grazie, dottore, arrivederci. E ben integrata tra di noi e nel Veneto padano. Mario, vieni dentro un attimo che devo parlarti. Mi dica, geometra, vede qualcosa che non va? Qualche novità? No, novità. A proposito, casa, come va a casa? Casa non va mia mai. Con te che hai salute e te che hai lavoro, per non altro operai, va più che me. Ma non posso lamentarmi, insomma, dai. Ringraziare Dio. Purtroppo il lavoro qua, te vedi, anche a te, è un po' ca, da un mese a sta parte. E bisogna che te trasferimo. Sono terni, bisogna che te mandiamo. Chi sei me? Mi va a Terni. Dopo 25 anni che sono qua, voi mi mandate Terni, mi. Ecco, tutti, ho visto prima che io parlare con Marocchi, tutti i mori Moea che sei qua in giro, mi mandate Terni, mi, dopo 25 anni che sono qua, che ho da tutta la mia vita. Io che mandiamo un uomo di esperienza, non puoi mandare Terni o Marocchi che non sei neanche buono a segnarsi. Ecco, impara anche a me, impara anche a Iuri, impara fino a volte, impara, perché se mi... Chi c'è che va a casa che io dire a che a Tigre, che de Maria, de mia moglie? Qui a me magna, che va a Terni, qua famiglia che ho qua su. Allora di sì che vuoi proprio parlarmi a lei qua. Ciao, ti hanno assunto qua. Ah, sì. Ok. Tu qua, sì. Sei un licenziato. No. Così va il mondo, vedo capio. Ah, sì. Mica te 30 anni che lavoro. Diremo, mi, 30 anni che lavoro qua, i gas, tutto, Iuri. E ora stai toccando. Che, 30 anni lavoro qua. E tu, appena arrivati, io, così va il mondo. Ti arrivi, okay. Che te sia onesta comunitaria, mi licenzia. A buon, ciao. Guarda che sena, sempre peggio su sta casa, non lo so. Tra la televisione e il telefono, e se mai la trova qua, c'è. E ora Mario, hai fatto il bonifico? Sì, ho fatto sto bonifico, sai che te chiamo io. Il bonifico. Ma ormai va. Sì, va. Ascolta, quanto tempo pensi possa ancora rimanere senza il computer con la scuola che faccio? Margarita, il computer, non lo so. Serve il computer? No, non mi serve. No, non ti serve il computer, non serve il computer da casa qua. Sai che Dio che sia, mi. Babbo Natale. Sì. Quello col computer? Non è da fare il computer. Sì, niente, guarda. Quella che ti appena tagli, una tutto, fa tutto lui qua in casa. Ma che c'è tutto il mondo dei marocchini, dei negri, tutta canaglia, che non serve a niente. Adesso non posso. Ma, per par maniera di rispondere? Eh? Io ti ho
continua a dire casate. Sì, casate, cosa? Sì, computer e il bonifico. A cominciare a lavorare, non sono da casa qua, è finito che sono qui. Ma sì, anche famiglia. Va. Non ti ho più visto venire a lavorare, cosa è successo? Come cosa è successo? I miei ha licenziato, cosa ha avuto che sia successo? I miei ragazzi a casa no. Ah, proprio Gerotto ti ha licenziato? Proprio Gerotto che il disgraziato là mi ha licenziato. Bello amico, Palano. Sì, amico, Palano. Tu che interessa io? Quello là fa i skate sgraffigliando sui cavi. Adesso che comincia a fare gli skate, tu indui extra comunitari, i teruni, i negri, non li paga. Ehi, fai gli skate. E il mio ragazzo a casa mia, 50 anni con una famiglia. Io lo capivo. Ecco. E adesso cosa ha fatto? Adesso cosa fai? Domani mattina andrò all'ufficio con il cammento in cerca di lavoro. Oh, per carità. Nessuno è sotto l'ufficio qua. Guarda che razza, che sarà un terone dentro, che io trovo che sia. E sei 9 apertura, sei 9 e mezza, quarto d'ora sei che trova. Tranquillo, che arriviamo. E ora? Ma sei un quarto d'ora che sono qua, ma sei 9 e mezza. E 9 che qua. Allora mia che uno viene qua e te tu, buongiorno, che viene qua, sei un quarto d'ora che sono qua. Mi dica. Mi dica, è l'ufficio di collocamento questo? L'ufficio di collocamento è. Sì, che per... deve essere, mi scusi. A me mega dito che vagna all'ufficio di collocamento. Ma lei che lingua parla, mi scusi? A me so di bassa padovana, so veneto, cosa, che lingua di Yuki che lei, che lingua che parla? No, mi sono italiano, che lingua sei? Vabbè, ma mi sei un quarto d'ora che sono qua, che aspetto. Lei sta usando un dono totalmente inopportuno per questo ufficio, mi scusi. Questo è un ufficio pubblico e lei deve portare rispetto. A me non voglio mancare rispetto a nessuno, rispetto se vuoi altri che manchè verso noi altri, noi altri cittadini, noi altri che ve paghiamo. Ma scusi, perché? Cos'è, ma cos'è che sto facendo? Sto una luce eccessiva mi disturba. Anche la luce che disturba, è la luce, mica che sono disoccupato. Difficilissimo è regolare questa cosa. Che affare, mondo, ma se mi fare sta tenda o no, amico? Allora, ripartiamo. Mi dica, lei chi è? Mi sono Mario, i megadisco. Lei è Mario. Ma che scrive? Mi voglio sapere se qua ha trovato un posto di lavoro. Lei vorrebbe lavorare e viene qua per trovare il lavoro? Se mi ha detto va all'ufficio collocamento, mi sono stato licenziato. Dopo 30 anni di lavoro, i mega manda a casa. E gli ha detto, ho famiglia, amico, da mantenere i fiori. Ma lei alla fabbrica è andato, Qua è la fabbrica di Dio. Mi ha mandato all'ufficio collocamento. Allora, per trovare lavoro. Lei è Mario. Quanti anni tiene? 50. Troppi. Io glielo dico subito. Troppi. Troppi anni tiene lei. Lei 30 anni dovrebbe avere. Allora capirei la domanda che lei mi fa. Io voglio trovare il lavoro a 30 anni, a 50 anni, a 50 anni troppi sono. Mi dica, lei ha già preparato il modulo? A me non so niente del modulo, mi chiamano da qua, qua è un modulo, mi faccio io il modulo qua. No, lei deve compilare il modulo, perché io non so niente, nulla di lei. Mi? Lei, ma io... viene? Lei vuole il lavoro, viene qua e dice io voglio il lavoro. Mica un mago sono, mica mago sono. Ma qua questo ufficio ha mille pratiche da fare, ma mille pratiche. Mi dica, lei dove vuole andare? Amico, che vuole fare? Amico, sempre fatto il muraro, lavoravo su un magazzino dei prodotti dell'edilizia. E adesso? Ero magazziniere. E sono ora? Sono disoccupato, ora. E che vuole fare? C'ho qualsiasi lavoro. A 50 anni che vuole fare? C'è bisogno che lavora, che 50 anni. Un po' disastrato mi sembra. Lei è grasso, è fraccido. Lei non mi sembra adatto per un lavoro qualsiasi. Ma senti che razza, io penso a pareo o per piacere. No, io sono preoccupato di lei. Per me? Mico bisogno di un posto di lavoro per piacere. E il modo allora, me lo compio io sì o no? Mi dica, allora, signor Mario, 50 anni, troppi. Corporatura flaccida. Muscolatura scarsissima. Dove vuole andare? Che lavoro vuole fare? Me lo dice? Ma io sono un dottore, a parte che tutti quanti mi non so, per uni, e mi va a mandare qua questi uffici. Per piacere, mica bisogno, ho posto il lavoro.
Ho bisogno di un posto di lavoro. Ora, io sono in grado di trovarmi un lavoro o no? Come no? Andiamo avanti, eh. Che qua, non posso mica passare tutta la giornata qua con tuo figlio da Eumi, no? No, perché? Ma scusi, ma che la luce? E ancora qua, tenda! Una preoccupazione alla rete, ne capisci? Questo ufficio tantissimo operato è. Ci staranno 8-10 pratiche che dobbiamo esaurire. Lei arriva a 1/10, fra 2 o 3 mesi noi le diamo la soluzione. Lei deve capire i nostri problemi. Noi abbiamo tantissime difficoltà, noi abbiamo qui i miei collaboratori che sono oberati del lavoro tutto il giorno, dalle 8 alle 9, alle 2 del pomeriggio. Con questa luce, l'ora locale adesso. Ah, e ora dobbiamo regolare continuamente anche l'illuminazione, perché sa, la retina. Io già un'ora fa le davo la soluzione. E il modulo, 82 risposte del questionario, e il modulo, un paio di timbri, non c'è sta modo inchiostro, io ci metto aria. No, e il modulo lei se lo deve compilare. Io non posso partecipare e collaborare a questa procedura. Ma cosa sei che si fa a fare? Le procedure, la vostra, la tanica di benzina, se che è da fuoco, bisogna disinfettare questi posti qua. Io la invito. Bisogna disinfettare, ognuno va a casa sua a fare il suo lavoro. Che io, abbi visto le spalle nostre che anda al porco. Io la invito caldamente a modificare il suo linguaggio, cose, che veramente non mi sembra consono. Lei risulta essere cada volta per compiare un modulo. Lei risulta essere offensivo per questo ufficio pubblico. Mi dispiace tantissimo, però se lei non mi compila questo modulo, lei il lavoro non lo troverà giammai. Capito me? La luce mi dà sempre un fastidio, la luce. Sì, sì, parla il genio. Io ti parlo con l'ospedale. Chi siete voi? Remo. Un attimo che vado. Remo! Remo! Che c'è l'ospedale che sta voi? Ecco qui. Sì, pronto. Chi? Oreste? Se ha svegliato Oreste. Ciapa. Se ha svegliato Oreste. Mario! A chi appena chiamato all'ospedale? All'ospedale? Dall'ospedale gli ha chiamato adesso. Ma chi gli ha fatto mai? Non si ha fatto mai. Gli ha chiamato all'ospedale. Se gli ha svegliato Oreste. Ma va! Sì! Oreste gli era in coma. E gli era morto. Ma no, gli ha chiamato adesso. Senti che... Buongiorno. E altri siamo gli amici di Oreste. Chi è Mario di voi due? Io. Allora, Oreste è stato in coma per 18 anni. Adesso gradualmente si è svegliato, però lui ha ricordi di 20 anni fa circa. Ma poi bisogna andare a vederlo? Potete, però mi raccomando, gradualmente. Ma io sveglio. È sveglio. A ieri mi torriti? Quai torretti? Tu da ieri mi piaccia che tutti i casini che abbiamo fatto, tutti simili, no? Tutte le botte che siamo dopo i fascisti. Sì, ieri mi manifestazione, ma durante passare 20 anni. Torretti, A te, tutti i miei capelli, dottoressa, ieri beva, ora qua so, mi fiora, mi chiama il pelato, a me vergogno, aspetta che mi metta il cappello. Sirio, se ne accompagna? Sì, con piacere. Come stai tu? Guarda. Gira un fiato a testa, io capisco tanto. Forza lei, che capisco poco anche prima. Stai preoccupato, sai tu? Sì. Che grasso che ti sia, Mario. Sì, è cambiato, lo sa. Ho saputo che sia cambiato, sono sempre stato così, sei a maglietta, ma non sta preoccupato per me. Ti piuttosto, come sei che... Se dici, dottore?
Non mi hai detto niente. No. Non so niente ancora. Bene, dai. Madonna, ma che c'hai, gatto? Cosa ti sei tu messo indosso? No, ti ricordi, mi sono sempre... Vi vedo un poco, ti ricordi, sono scuola. Ti sei sempre stato. Madonna, con la testa, no? Mi pare strano, No, se ti ricordi più niente? Mi ricordo, mi ricordo, sì, ma... Mi piace, persisti dopo, abbiamo vinto, abbiamo mandato via dalla piazza. Ma in arte, orecchie, bambini, abbiamo paraia. Se ne abbiamo chiappà, ma ne abbiamo da tante, sento, saluto. Dai. Parla via tutti, Sì, sì. Via, non cos'è più. Il partito adesso cosa sei tu? Tu hai fatto strada, sì, tu. Sì, ti sta tranquillo, non sta a pensare, oresti a che robe là. Pensato. Sta tranquillo, te che ti vediamo te vieni in casa, tranquillo, dai. Non sta a avere, Ma siamo i gemoni a classe operaia, che ha vinto, ma... Sempre, sempre noi altri siamo. Sì, dai. Sempre noi altri. Dai, quando torni in casa, ti vedrai che sei tutto come sempre. Prima. Anzi, te dirò che robe... Vedo a Dio, non vuoi più neanche un fascista. Neanche più un fascista. No. Dice tutti al governo, non resta, sai? Dice tutti a... Come dice tutti al governo? Ma non governiamo noi? Non sai che non governiamo, dipende come che te pensi chi governa. In un certo qual senso. Governiamo noi altri, sì. Però vorreste, robe se anche cambiasse. Ma se cambiassimo i gemoni o non siamo i gemoni? Ascolta, gemoni, che robe. Io parla via tutti, sì. Però, robe si cambia rispetto a una volta il partito. Ad esempio, il partito, il PC. Non chiese, pigliamo cambia nome. Partito non chiese. No, chiamo da un nome per entrare in Europa, per essere più competitivi col mondo, chiamo cambia anche nome, per essere moderni, perché avevamo bisogno di fare di associazioni, vero? Di mettersi insieme per andare al governo. Poi dovevamo bisogno di cattolici, adesso se chiamiamo DS. DS? Sì. Cosa vuol dire DS? Democratici di sinistra. Disiotti? Sì, democratici di sinistra. L'emergenza adesso non c'è più la classe operaia. I comunisti come era una volta, adesso c'è un'altra emergenza. Ma cosa dici tu? Ma cosa mi conto io? Ah, caro, i sei extracomunitari siamo stati invasi da tutti i mori morea, da tutti i pesorismi che viene solo, tutti i popoli. Viene solo in che ha invaso l'Italia e il Veneto. Quando sei arrivato qua? Ah, caro, quando sei? Tutti i giorni arriva con navi, con barche. Qui salva gente, tutti lì, barca in Sicilia, in barca sottomarina, dappertutto Oreste. Il partito cosa dice? Proteste? No, il partito. Oreste è il partito. Non c'è più. Non che siamo più noi altri, Oreste. Adesso al governo. E siamo andati al governo noi altri. Anche noi altri siamo della Lega. Oreste. Ah, signore, non risponde più, è morto. E sai dove sta?